Siamo la regione che è ospite d'onore, credo che sia un privilegio dato a pochissime regioni italiane e quindi credo questo sia il merito di un lavoro portato avanti negli ultimi anni, in questi anni da parte di tutto il sistema della Regione Marche, sia della regione ma anche della parte privata, cioè gli editori, gli scrittori che con le loro iniziative hanno qualificato gli appuntamenti passati al Salone del Libro. Oggi essere qui, condividere questo momento forte, significa per chi come noi è amministratore, è un momento di grande soddisfazione. E allora gli 120, più di 200 relatori che parteciperanno a questa 4 giorni della Regione Marche dimostrano quanto sia stato importante il lavoro fatto. Soprattutto la serata sarà, come dire, la ciliegina sulla torta per la Regione Marche, dove saranno ospiti tantissimi personaggi. È una serata che dedichiamo all'editoria e agli scrittori marchigiani che vogliono e sanno essere, come dire, inseriti nel mondo della cultura nazionale e internazionale. Per la prima volta, come dicevamo prima, questi 4 giorni del Salone del Libro saranno, come dire, mandati in diretta per poter far capire a tutti i marchigiani quanto è importante che la Regione Marche, gli editori, gli scrittori siano presenti a questo Salone del Libro e valorizzare contemporaneamente queste nostre case editrici.